Ciao a tutti youtubers, benvenuti in un nuovo video, benvenuti nella video recensione di The Cave. Io sono qui con Francesco. Ciao a tutti ragazzi. Bene ragazzi, siamo qui con The Cave, un gioco bellissimo ragazzi, veramente spettacolare. Uscito il 24 di gennaio 2013 su Steam. Allora, perché noi abbiamo deciso di fare la video recensione di questo gioco? Prima, diciamo, prima nota, ecco, prima di iniziare il video, per il fatto che questo gioco è davvero speciale e abbiamo deciso, così come anche, per esempio, abbiamo fatto la video recensione di Slender, non perché era un gioco di cui parlare tanto, infatti abbiamo giocato solo la partita, ma perché, se non l'avete vista, quella di Slender, andate a vedere, Slender, e perché ci sembrava utile fare una recensione piuttosto che il solito gameplay di merda. Quindi ragazzi, di questo gioco parlerà moltissimo Francesco, perché è il vero appassionato, diciamo, del gioco, che mi ha convinto a fare la video recensione invece del solito gameplay. E diciamo che la scelta è stata veramente ottima. Inizierò una nuova partita, però essendo questa una video recensione, vi farò vedere anche tutti i menu del gioco. Allora iniziamo, abbiamo continuato, ovviamente giochiamo con il controllo Xbox 360, sempre va detto. Continua partita, ovviamente continua la nostra partita, iniziare una nuova partita, guida opzioni, dove abbiamo, oltre a come giocare, che è una specie di guida, dove ci insegna, vedete, tutto, tutti i pulsanti, ovviamente qui adattati al controller, ma c'è anche con i tasti, se riesco a farvelo vedere, ecco, non niente, come vedete, eccoli qui, molto semplice, veramente molto semplice. E le impostazioni, ovviamente abbiamo le impostazioni dello schermo, eccole qui, poi abbiamo le impostazioni video, dove possiamo modificare moltissime cose, addirittura l'effetto bloom, SSA A e O, normale comunque, FXAA, e ci sono anche ombre e effetti high quality, perché ragazzi la grafica di questo gioco è comunque buona, e dopo ne parleremo approfonditamente. Nei punti ovviamente della grafica. Poi abbiamo i comandi, dove ci sono abbastanza comandi che possiamo anche modificare. Come vedete i comandi del gioco non sono tanti, ed è proprio un punto a favore del gameplay, che poi vi dirà dopo meglio Francesco. E poi abbiamo audio, qui abbiamo abbassato notevolmente il volume, e lo abbasseremo ancora di più, perché è veramente alto, è veramente molto molto alto. Quindi poi abbiamo contenuti extra, dove abbiamo i dipinti della caverna, i riconoscimenti. Guardiamo un attimo i dipinti della caverna, ovviamente qui non c'ho quasi niente. Di ogni personaggio, sempre ve lo faremo vedere dopo, ci sono delle, ecco vedete questi per esempio, dei quadri, dei poster, delle stronzate, che sono tipo achievement che potete prendere, poi i soliti riconoscimenti. Quindi ragazzi, adesso inizierò una nuova partita, e mentre iniziamo la partita e vediamo, all'inizio ci sarà il posto dove poter selezionare i personaggi, cosa che vi dirà adesso, dopo vi diremo insieme, vi parlerà dal punto di vista tecnico di The Cave il nostro Francesco. Benissimo, allora partiamo dicendo che questo bellissimo gioco è sviluppato da Ron Gilbert in collaborazione con Double Fine e pubblicato da Sega. Ron Gilbert, il famoso creatore di Monkey Island, la bellissima avventura grafica che io ho amato, infatti si vede in questo gioco il tocco di Ron Gilbert, di cui tra l'altro ci sono molti easter egg di Monkey Island, ma di questo ne parleremo dopo. Ron Gilbert appunto dà la voce alla caverna, che è appunto questa che sentite ora, e che è l'unico personaggio appunto che parla, quindi questo è molto interessante, perché partecipa direttamente al suo gioco, ed è diciamo un puzzle game, dopo ne parleremo meglio quando parleremo del gameplay, un puzzle game appunto a cui dovremo risolvere degli enigmi utilizzando 3 dei 7 personaggi che ci vengono proposti, che vedete qui ora. Appunto la prima cosa che dobbiamo fare è scegliere 3 personaggi di questi 7, infatti ora Stefano adesso andrà appunto alla scelta di quelli che appunto secondo lui sono comunque migliori, o comunque li vuole scegliere, appunto ci farà anche una breve descrizione di ognuno.
Sì, esatto. Quindi io adesso vi andrò a illustrare tutti i personaggi dal primo all'ultimo. Allora, il primo personaggio che incontriamo è il cavaliere. Allora, vedete qui il cavaliere. Ogni personaggio, vi devo dire, ha una storia tutta sua e che entrando nella caverna poi dovrete fare. E ci sono, come vedete, in totale ben 7 personaggi, ognuno con le sue capacità, ognuno con la sua storia, ovviamente, ognuno con la sua abilità. Allora, come vedete, già dall'inizio possiamo muovere il nostro cavaliere o quello che è in giro. I comandi sono veramente pochi, ma adesso ve ne parlerò dopo. Oltre al cavaliere abbiamo lo zoticone, che è una specie di contadino barbone. E anche lui ha tutta una sua storia. Beh, aspettate, vi faccio vedere l'abilità del cavaliere, che è questa, che è l'immortalità ai colpi nemici. E quella dello zoticone, che è l'apnea. Infatti lui può respirare, vedete, sott'acqua. Vedete, eccola qui la bolla. Poi abbiamo la viaggiatrice nel tempo, veramente molto interessante, che può, guardate, vi faccio vedere, tenendo premuto Y, teletrasportarsi, ovviamente, viaggiatrice nel tempo, da un punto all'altro, può essere utile per superare vari ostacoli, eccetera. La scienziata, invece, la scienziata, ecco qui vi dice anche sotto, se leggete i sottotitoli, vi dirà la sua storia, è una cicciona, vedete, che ha un'abilità che si chiama hacker, che può aprire delle porte tramite l'informatica, cose del genere. Poi abbiamo l'esploratrice è un'altra donna. Che qui c'è la storia, vedete, e con abilità speciale ha questo rampino che può lanciare e superare così vari ostacoli. Magari dove c'è un burrone, lei ha un suo aggancio, vedete? Gli servirà anche per poi accedere magari alla sua storia. Ah, vedete l'aggancio e potete passarlo alla Indiana Jones. Molto, fa molto Indiana Jones. Poi abbiamo i gemelli. I gemelli sono due, vanno insieme, ovviamente, ed è molto bello come sono concepiti tutti e due, nel senso che non è tutto fatto, le animazioni sono proprio fatte apposta per loro, come per tutti gli altri personaggi. Ovviamente, essendo due persone, hanno cercato di rendere il tutto come se fossero, ecco, due persone proprio. I gemelli hanno l'abilità speciale, vedete? Che diventano questa merdina, vedete? Una specie di illusione, ecco. E poi, oltre ai gemelli, abbiamo il monaco. Il monaco, ecco, vedete, è uno dei personaggi, secondo me, più interessanti, perché, oltre alla storia che vedete qui sotto, ha un'abilità, prendendo Y, ovviamente, che è la telecinesi. Può spostare, ovviamente, gli oggetti. Una cosa che mi piace veramente tanto. Benissimo, quindi all'inizio della storia si possono selezionare solo tre di questi 7 personaggi. Io adesso andrò a prenderne tre che io considero i migliori, cioè il cavaliere, la viaggiatrice nel tempo che mi piace tantissimo, e il monaco. E adesso procederò nel gameplay, e mentre voi vi gustate la mia bellissima partita, Francesco ci inizierà a parlare del gameplay di The Cave. Benissimo, ottima scelta, devo dire. Io personalmente avevo scelto il cavaliere, lo zoticone e il monaco, quindi comunque ottima scelta anche perché la viaggiatrice nel tempo è molto interessante. Allora, passiamo a parlare del gameplay, che è appunto la parte più ampia, ovvero quella in cui parliamo veramente del gioco. Allora, come vedrete sicuramente in queste fasi, le prime sono molto rappresentative, il gioco è un puzzle game. Che si basa appunto tutto sul risolvere questi enigmi con l'uso di questi tre personaggi, appunto, perché per andare avanti, appunto, bisognerà combinare tutti e tre i personaggi, non solo le loro abilità, che più che altro serviranno per accedere alle loro storie. Infatti, in pratica vi spiego. Andando avanti, ci saranno sia delle parti, diciamo, obbligatorie, nel senso obbligatorie che troveremo qualunque personaggio scegliamo, appunto, che sono vere e proprie della storia, e fasi dove in pratica, se noi abbiamo quel personaggio che richiede appunto per poter passare avanti, potremo utilizzare il suo potere per passare alla sua storia. Da questo punto di vista, il gioco è molto intelligente perché se arrivate, vi faccio un esempio: la prima storia che incontreremo dopo questa prima fase, che è una delle fasi appunto che rimangono sempre uguali. La prima storia che troveremo è quella del cavaliere. Che cosa succede? Se noi abbiamo il cavaliere, c'è in pratica una colonna di fuoco dove noi utilizziamo il potere del cavaliere, ci buttiamo e in pratica utilizziamo il potere dell'invincibilità per non farci colpire dalle fiamme e passare alla sua storia. Se noi non abbiamo il cavaliere e quindi non possiamo andare avanti, il gioco ci fa saltare quella parte e ci fa andare avanti a ciò che c'è dopo, fino a che non troviamo una storia che è
che è una di quelle dei personaggi che abbiamo, quindi questo è molto interessante. Sostanzialmente, per accedere alla storia bisogna utilizzare il potere del personaggio, quindi si capisce subito. Per esempio, si vede per esempio se c'è dell'acqua e noi abbiamo lo zoticone, è chiaro che dobbiamo utilizzare il potere di respirare sott'acqua per passare. Le storie sono molto carine. Io, appunto, scegliendomi questi tre personaggi, l'ho giocato molto. Per ora ho fatto buona parte del gioco, diciamo quello proprio principale, più le storie del cavaliere e dello zoticone, e sono davvero molto fatte bene, perché appunto più che raccontare la loro storia, sì, fanno anche questo, però diciamo sono proprio una serie di enigmi che appunto diciamo proprio spiegano anche proprio questi personaggi, comunque fanno parte del tipo di personaggi che sono loro. Ora, senza fare spoiler, perché comunque giusto per farvi capire, nella storia del cavaliere ci troveremo in un posto molto appunto che richiama molto il Medioevo, e dovremo per esempio tipo prendere in sposa una principessa estraendo la spada nella roccia, quindi comunque ci siamo capiti. Per risolvere questi enigmi non dovremo essenzialmente per forza usare il potere del personaggio di cui fa parte la storia, ma una volta entrati nella storia, diciamo che alla fine bisognerà utilizzare i tre personaggi giusto così per combinazione, non con i poteri, magari sì con i poteri, ma appunto non specificamente quel personaggio lì. E questo comunque è molto interessante, perché appunto questo dà anche, poi magari ne parleremo dopo nella longevità, questo dà anche una buona rigiocabilità, perché comunque sia le storie, quelle principali, restano sempre uguali, però le storie dei personaggi cambiano in base a quelli che avete scelto voi, quindi comunque sicuramente due volte lo dovrete rifare, perché tre personaggi poi fanno sei, magari se ci ricevate una terza volta chiaramente due personaggi sono gli stessi e l'ultimo che vi rimane lo utilizzate. Comunque è molto bello, questi enigmi non sono difficili, e questo comunque è una buona cosa, perché se fossero stati troppo difficili uno diceva beh no, mi sono scocciato, non mi riesco e basta. Invece non sono difficili, sono però delle aree molto ampie, cioè un'area molto ampia in cui si capisce che bisogna risolvere enigmi in quella determinata parte lì. Come potete vedere qui c'è una grande area e tutti gli enigmi sono diciamo uniti tra loro per poi poter portare a un enigma più grande di solito. Quindi tanti piccoli enigmi per poter arrivare a un enigma più grande. Non sono difficilissimi, richiederanno di solito l'utilizzo di tutti e tre i personaggi appunto in combinazione, manderete uno da una parte, uno da un'altra, così appunto da facilitarvi le cose, e appunto come potete anche vedere qui, come sta facendo Stefano, possiamo switchare tutti e tre i personaggi, che rimarranno fermi quando non li utilizziamo, quindi in pratica rimarranno nel punto in cui li abbiamo lasciati. A volte dovremo anche andarli a riprendere perché magari sono indietro, però nell'avanzare della storia, quindi quando andremo avanti nelle vere e proprie fasi della storia, compariranno automaticamente, quindi non dovete per forza sempre andare a ripescarli indietro, e comunque questa è una buona cosa. Io mi sono trovato davvero bene, perché diciamo che i giochi con gli enigmi non è che proprio mi piacciono tantissimo, perché magari uno deve stare lì dietro. Sì, è vero, c'è la sfida, però magari a volte c'è anche un po' troppa. Invece questo lo spiega molto, cioè si capiscono abbastanza facilmente gli enigmi, almeno ci ho giocato per una buona parte, e soprattutto sono fatti molto bene, anche la voce appunto narrante della caverna vi aiuterà anche in qualche modo, è molto divertente, e magari questo ne parleremo nei prossimi punti. Altre cose, comunque non proprio del gameplay, ma comunque per esempio ci sono questi collezionabili che vedete anche qui, ecco per esempio ora Stefano ne ha preso uno, sono queste immagini che in pratica raccontano le storie, le vere e proprie storie, quindi le storie dei personaggi, tramite queste immagini che sono appunto i collezionabili. Io non ho da dire più niente, Stefano se vuoi aggiungere qualcosa tu sul gameplay... Allora, sì, io volevo dire una cosa, più che altro su una cosa che mi ha stupito. Possiamo parlare del game, che è un punto del gameplay, perché comunque è una parte, diciamo, è la narrazione, che è una parte comunque che ripercorrerà tutto il vostro gioco, tutta la storia, che secondo me è spettacolare, perché i dialoghi
parlerà solo questa caverna, però è una caverna parlante praticamente. Però è molto ironica, è molto, c'è diciamo un umorismo nero anche, per esempio quando morite fa, morite troppe volte fa, ok, mi sono scocciato di dire che morite, perché ogni volta che muori dice non si può morire nella caverna, insomma, molto, veramente bellissima la narrazione, si sente che la voce gliela dà il creatore di Monkey Island, una fantasia, infatti, c'è cioè una fantasia incredibile in questi dialoghi della caverna. E strappa anche un bel sorriso, può strappare davvero anche un sorriso. Vorrei adesso che Francesco iniziasse e ci introducesse il secondo punto della nostra recensione, cioè la grafica di The Cave, perché è un punto molto importante e complesso da dire. Sì, prima un attimo di parlare della grafica, mi sono ricordato che appunto parlando di Monkey Island, chiaramente Gilbert non ha perso l'occasione per introdurre nel gioco anche alcuni easter egg, come anche per esempio questo che adesso sta per farvi vedere Stefano. Ecco, come potete ben vedere lì, Grog, chiaro riferimento a Monkey Island, che era appunto la bevanda, il Grog che troveremo in Monkey Island, e questo è molto bello. Per quanto riguarda la grafica, è sicuramente bellissima, chiaramente in un gioco dove il gameplay alla fine è comunque, alla fine è quello il gameplay, quindi andare avanti, risolvere enigmi, la grafica aiuta moltissimo. Qui è bellissima perché è davvero coloratissima, questi sfondi davvero belli, appunto tutte queste parti della caverna che appunto conterrà mille, mille meraviglie, appunto tutti questi colori anche magari accesi. Sono veramente molto 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 fatti bene, e appunto si vede che c'è la mano di Gilbert, e quindi secondo me la grafica è uno sicuramente dei punti forti di questo gioco. Perfetto, qui non si sa come mai questi coglioni non vogliono attivare la leva, a caso. Bene ragazzi, ah no, giusto perché non c'è il fusibile, che coglione. Quindi ragazzi, qui sto cercando di risolvere l'enigma principale. Ci scusiamo se non avete già ancora giocato il gioco e state guardando la recensione, vedrete un po' di primi, il primo enigma complesso che è questo qui del gioco. Vedrete solo questo comunque. Che dire, dal punto di vista della grafica io ho da dire qualche cosina prima di andare nel dettaglio, ecco, che i personaggi hanno una caratterizzazione, vedete qui le animazioni, che sono la cosa più bella dal punto di vista grafico secondo me, sono fatte veramente benissimo, vedete già questa mi gasa un casino, a me ragazzi questa animazione del teletrasporto, perché è fatta benissimo, proprio esprime al 100% il concetto di teletrasporto, di viaggio nel tempo, ecco, questo è tutto, io faccio vedere solo questo, ecco, avete già capito, veramente veramente spettacolare. Adesso dovrei andare a riprendere la stronzata qui perché avevo dimenticato di prendere il fusibile, e infatti qui dovrò, ecco, dovrò andare con più personaggi, scusatemi, qui dovrò fare cazzete. Quindi vi dicevo, vedete come ogni personaggio ha la sua caratterizzazione, ogni personaggio ha le sue animazioni, ogni personaggio ha il suo stile grafico anche, comunque i movimenti, tutto cambia, e secondo me sono la cosa della grafica è stata fatta al meglio, ogni personaggio è stato fatto col cuore, proprio, è stato fatto benissimo. Quindi abbiamo anche delle ambientazioni che nonostante abbiamo solo l'ambientazione di questa caverna che ha tantissimi luoghi ovviamente, però è solo questa l'ambientazione principale del gioco, nonostante questo abbiamo un gioco che è una grafica che vedete è comunque una specie di, cioè un'idea di tridimensionale, un 2.5D diciamo, perché non ci si muove nella tridimensione, bensì nella bidimensione, però le ambienti sono i poligoni, vedete tutte le texture sono fatte in 3D, ecco. Quindi qui ho fatto la cazzata perché che cazzo sta andando tutto sto salsicciotto, sto monaco qui. Quindi adesso risolverò questo piccolo enigma mentre il nostro Francesco dice le nostre ultime cose sulla grafica, se ha da aggiungere qualcosa, e soprattutto ci introduce al sonoro di The Cave, che è un altro punto abbastanza importante da dire. Ma sulla grafica penso che hai benissimo specificato tu, non penso ci sia da dire nient'altro, è una bellissima grafica. Appunto, parliamo del sonoro, qui non c'è da dire proprio moltissimo, sicuramente non è un gioco pieno di suoni, ovvero non ci saranno delle colonne sonore, non ci saranno delle musiche, ci saranno i suoni, appunto di ciò che facciamo, quindi appunto i suoni ambientali senza delle musiche. Suoni ambientali che però sono fatti molto bene, e appunto il suono, forse diciamo principale, è proprio quello della voce appunto di Ron Gilbert che dà alla caverna, che è l'unica voce
diciamo sì, in pratica è l'unica voce, perché poi comunque i personaggi secondari che incontreremo effettivamente parlano, mentre i nostri tre protagonisti non spiccicheranno una parola, mentre i vari personaggi secondari che troveremo, appunto che incontreremo nella nostra strada, invece parlano, e appunto poi c'è la voce narrante della caverna. Fatta molto bene, fa sempre ironia, ci aiuterà anche a volte, in ciò che dobbiamo fare. Quindi, nonostante appunto non ci sia una colonna sonora che secondo me, forse avrebbe forse dato anche un po' fastidio, perché comunque uno sta lì tranquillo, senza suoni troppo magari che danno alla testa, sta lì ben bene a pensare a cosa fare nell'enigma, e quindi secondo me è una scelta coraggiosa e riuscita al meglio. Esatto, hai detto proprio delle cose veramente giuste. Quindi ragazzi, passando invece al punto di vista della longevità e soprattutto rigiocabilità, questo lo voglio dire, inizio a parlare un attimo io. Dobbiamo dire che questo gioco, ragazzi, purtroppo non è l'esperienza di gioco non è lunga per niente. Mi dispiace dirlo, ma The Cave non è un gioco lungo, però è un gioco che nella sua brevità, possiamo dire, è molto interessante. Ci sono moltissimi elementi con cui anche interagire, come vedete qui ci sono degli enigmi anche più facili, per esempio questo dove ovviamente io ho capito al primo colpo quando ho giocato, perché ovviamente io ho anche già giocato questa parte, avevo già capito diciamo come fare, ecco ovviamente, ecco qui non devo sbagliare per farvi prendere di merda, no scherzo, avevo già capito come fare, la longevità è veramente bassa, però il punto a favore di questo, della longevità, diciamo, più che altro direi rigiocabilità, perché questo gioco, pur essendo abbastanza breve, devo dire, non si va oltre le 3 ore, 5 ore massimo di gameplay, ragazzi, non dura tanto. La rigiocabilità è alta soprattutto perché voi avete tre personaggi con voi nel vostro team, nella vostra squadra, ma in totale, ragazzi, sono 7 personaggi, quindi ha voglia a combinazioni. È un gioco con una rigiocabilità veramente alta. Adesso faccio specificare meglio questo punto dal nostro Francesco. Esatto, innanzitutto, così piccola considerazione che non c'entra niente, come avete potuto vedere, non c'è un menu, diciamo un inventario per gli oggetti, ma ogni personaggio potrà tenere un oggetto per volta, e questo vi fa capire comunque che non ci saranno proprio tantissime combinazioni, prendi l'oggetto, mischialo con quello, no, assolutamente no, ogni personaggio può prendere un oggetto che poi utilizzerà, lascerà o cambierà con un altro, non c'è quindi un inventario, ecco, questo lo volevo specificare. Ritornando alla longevità, appunto come ha benissimo specificato Stefano, non si va oltre le 3-4 ore, poi chiaramente dipende anche, è chiaro, è un gioco di enigmi, uno ci può mettere un'ora e un altro ce ne può mettere 10, dipende quanto riuscite ad andare avanti velocemente. Appunto poi dicendo, potete cambiare personaggi, quindi appunto c'è un'altissima rigiocabilità quasi. È chiaro che c'è la rigiocabilità, a meno che non volete usare solo tre personaggi sui sette che vi danno, ma sarebbe da stupidi. E comunque, quando si rigioca, si va abbastanza veloci, perché a parte le storie, chiaramente cambiano in base ai personaggi che scegliete, le parti, quelle principali, co come appunto può essere questa prima parte, ma anche come altre parti che troverete più avanti, sono sempre le stesse, quindi sapete che cosa c'è da fare. Quindi quando rigiocherete sarà solo e soltanto per vedere le varie storie dei personaggi, appunto. Ecco, questo è, soprattutto poi appunto si pensa che voi dobbiate fare 3-3 e poi nell'ultima, due personaggi che avete già usato e l'ultimo. E anche lì, per esempio, alla fine, addirittura anche altre due storie le sapete di già, quindi proprio la terza volta andrete di fila. Chiaramente, però, una buona, longevità, magari. Dio, non serviva nemmeno un'altissima, perché comunque ogni momento, ve lo godete, ogni momento ve lo godete, davvero gli enigmi sono ben fatti e, sarà una soddisfazione anche comunque come è sempre, risolvere un enigma è una soddisfazione. E appunto niente, 3-4 ore sono buone, c'è cioè un'altissima rigiocabilità e questo è, ragazzi, in sostanza non penso ci sia da dire nient'altro di che, vero Stefano? Sì, infatti penso che possiamo già concludere la nostra video recensione. Adesso vedete qui fieri come dei porci i miei tre personaggi, ognuno con il suo bel souvenir, perché questo ci chiedeva l'obiettivo principale.
che dobbiamo fare in questa parte. Ovviamente io adesso mi fermerò qui per evitarvi altri possibili spoiler. E ragazzi, ultime, facciamo le ultime considerazioni, perché è rimasto il punto più importante, ovvero il voto. Il voto che noi diamo a The Cave. Allora, inizierò io a dire il mio voto. Secondo me, nonostante il progetto sia della Double Fine Production, gli stessi che hanno fatto il nostro mitico amato Stacking, che ormai, come I Am Alive per me, è diventato un punto di riferimento, ecco, è diventato proprio, se si parla di quei giochi si parla di noi, di me e Francesco, in quanto riguarda i nostri walkthrough, che sicuramente dovete aver visto. E il mio voto è un molto difficile, ragazzi, stabilire un voto, ma secondo me il voto per questo gioco è 7. Scusate, perché dico 7? Perché ovviamente è un gioco che si tratta di un gioco abbastanza corto, che offre 7 personaggi, un prezzo modesto, perché comunque sono giochi che non superano, diciamo, i 20 euro, sono giochi da 30 euro e meno. È un gioco che è stato anche atteso per un bel po', perché si sapeva questa notizia del creatore Monkey Island e ovviamente ha fatto un hype pazzesco già al suo tempo che è stato annunciato. Questo gioco, oltre che per PC, questo lo devo specificare come parte della recensione, ecco, è anche disponibile su PlayStation Network, Xbox Live, insomma non è solo un gioco esclusivo per PC, anzi, e 7 perché ovviamente non si parla di un gioco chissà quale tipo, chissà quale gioco, ma è comunque un prodotto decente, e non è come tutti quei giochetti che passano il green light che si vedono su Steam. È un gioco, questo è un vero gioco, come può essere Stalking, come può essere I Am Alive, come può essere un gioco Ubisoft, così e cosà. Però ecco, si parla di un gioco con una scarsa, con una longevità abbastanza breve, molto breve, un'esperienza diretta, ecco, un'esperienza così, lo giocate tutto d'un fiato, secondo me bisogna giocarlo così, a parte soltanto 5 ore, ecco. E niente, più di 7 non possiamo darlo, anche perché comunque per questo fattore della longevità possiamo aggiungerci anche il sonoro, anche se abbiamo un gameplay, ragazzi, il punto, ora vi dico anche i punti dove questo gioco diventa proprio, dà proprio il meglio di sé, che sono il gameplay e soprattutto anche la grafica, come moltissimi altri giochi. Adesso lascio Francesco al suo voto finale. Allora ragazzi, il mio voto personale invece è 8 perché secondo me è un gioco, ragazzi, bellissimo, molto meglio di tutte quelle merde che si trovano al giorno d'oggi anche su Steam, girando si trovano delle cose davvero fuori di testa. È un gioco secondo me benissimo, ben fatto, la longevità non influisce, anche perché per me la longevità è secondaria, in quanto anche, per esempio, per citarvi, Journey è un gioco che dura un'ora, due ore, e come avete visto è stato premiato tra i migliori giochi dell'anno, quindi la longevità è secondaria. È un gioco davvero, ogni momento che io ci ho giocato è stato davvero bellissimo. All'inizio mi sembrava un po', era un po' titubante, ma andando avanti mi ha preso sempre di più. Come sono narrate le storie dei personaggi, ragazzi, è bellissimo. Quindi secondo me è un gioco, se amate di puzzle game, quindi dove risolvere enigmi, un acquisto obbligatorio. E il mio voto personale è 8, senza sbilanciarmi, ecco, tantissimo, però un 8 se lo prende tutto. Perfetto ragazzi, voi sapete che io sono molto critico sui miei voti, ovviamente, però The Cave si merita veramente un voto più che sufficiente, questo sì, questo siamo d'accordo tutti, più che sufficiente. Quindi ragazzi, la nostra video recensione si conclude qui, non c'è altro da dire su questo The Cave, non vi resta che andarvelo a comprare su Steam, PlayStation Network o Xbox Live, non vi resta che andarlo a comprare o provare eventuali demo, versioni, magari provatelo da un amico, se, perché è un gioco, ragazzi, un gioco particolare, cioè nel senso, può piacere o non può piacere, non è un gioco che accontenta tutte le masse, ecco, non è Call of Duty, non è un altro tipo di gioco, una saga famosa, un altro tipo di gioco che già conoscete, ecco. Questo non l'avete mai giocato, se non l'avete giocato non lo potete capire, non lo potete sapere. Quindi ragazzi, per questa video recensione era tutto da Stefano e Francesco di Games Paradise. Ciao a tutti. Ciao.